salernitani nel mondo. Viaggio virtuale tra le nostre comunità all'estero. Bentrovati da Pino Delia, ecco un nuovo viaggio con i nostri salernitani nel mondo che ci riporta nella Grande Mela a New York per incontrare il nostro caro amico, ristoratore, manager della ristorazione Ciro Casella. Ciro, come stai? Buongiorno a voi, sono a New York. New York. Allora, la pizzeria San Matteo, il primo locale, ricordiamo un po' Ciro Casella con il fratello Fabio, da anni appunto, Fabio sì, nella Grande Mela, pizzeria San Matteo, poi ricordiamo il Caffè San Matteo, il Salumaio, vari locali. Prima di parlare del format televisivo che ti hai visto protagonista con il tuo ristorante, diciamo nel frattempo cosa è successo? Altri progetti si sono realizzati, si stanno realizzando? Noi oltre al locale San Matteo, che siamo presenti già da 8 anni a New York, come tu sai abbiamo aperto San Matteo Pizzeria e Cucina, a gennaio abbiamo aperto un altro locale che è il San Matteo Takeaway, fornire per casa o chi viene a ritirare il nostro mangiare lo stesso menù però da sport. Abbiamo creato questa costola del San Matteo 90, il piccolo, per dare un servizio migliore, una velocità, dare più attenzione ai clienti che amano il nostro cibo a casa. Sì, diciamo questo è un'esigenza avvertita nella metropoli, diciamo, c'è questa tendenza di... È avvertita perché qua l'asporto va forte, ma nello stesso tempo dobbiamo rispettare dei tempi di consegna. Momento in cui abbiamo capito che i tempi per l'affluenza nostra nei nostri locali non potevamo dare un ottimo servizio, abbiamo aperto un altro locale dove forniamo la pasta e gli antipasti del Salumaio e le pizze e i nostri antipasti del San Matteo. Abbiamo unito un unico locale per fornire alla gente a casa e dare un buon prodotto. Ecco, un nuovo servizio e nuovi posti di lavoro, perché così create anche occupazione. Ci sono gli italiani che vengono a lavorare nei vostri locali? Come no? Io prima e adesso abbiamo anche salernitani della provincia di Salerno, di Roma, molti italiani come molti americani, perché comunque personalmente ne venivo da una disoccupazione e venire a New York e aprire dei locali, offrire lavoro a ragazzi, a famiglie, la più grande soddisfazione che uno poteva avere. Infatti. A prescindere se è italiano che è americano, perché noi valutiamo sempre la persona, se una persona è valida non c'ha colore. L'importante è che si adegui al format, diciamo al Made in Italy, perché la vostra caratteristica è di fornire un servizio italiano, con cibo italiano. Io penso che in generale qualunque attività commerciale, chi va a lavorare si deve adeguare al sistema del locale che è in atto. Non un dipendente può cambiare un'attività, il sistema è quello là, poi la squadra che vince non si cambia, no? Da sportivo, certo, questo è un motto che è sempre valido. Poi ecco, abbiamo già parlato del fatto che avete anche una pizzeria ambulante, chiamiamola così tra virgolette, quindi anche abbiamo diversi apecar, ecco, con forno a legna, dove noi ogni anno e ancora di più negli anni che vengono ci invitano in grandi eventi, di concerti importanti a New York, di feste private che vogliono le loro case, tanti eventi che noi siamo sempre presenti, e quest'anno, la verità, tempo permettendo, le nostre date già sono piene. Perfetto. E siamo contenti. Quindi siete sul posto dove vi richiedono, con questa ape car speciale, certo, con il forno, insomma, vogliono a legna. Allora, la nostra pizza la vogliono a casa, in qualche compleanno, qualche evento, qualche concerto importante, qualche attore famoso che vuole
il nostro servizio a casa. Infatti, tantissimi clienti, anche famosi, lo abbiamo sempre ricordato, il sindaco in primis, il sindaco di New York, sì. Ma ecco, in chiusura, Ciro, parliamo di questa partecipazione che ti ha visto vincitore al Little Big Italy, questo format televisivo sull'enogastronomia italiana, sul canale 9 TV in Italia, appunto, una sfida a tre, insomma, tu l'hai spuntata. L'ho spuntata, ma alla fine erano tre mondi, erano tre ristorazioni molto differenti. È stato un bel programma del Canale 9, il conduttore è bravissimo, Francesco Panella. Sì, l'abbiamo spuntata, ma l'abbiamo spuntata poi alla fine con un prodotto, una pizza che l'abbiamo dedicata a Minala. Sì. A Minala, lo vogliamo ricordare, per noi che siamo tifosi. Al 96esimo, sì. Al 96esimo ci ha regalato un derby, noi viviamo anche di questo, soprattutto noi che viviamo fuori, qualche emozione ogni tanto fa bene alla salute, no? Fa bene al cuore. E come no? Sì. È stata una grande esperienza, una bella soddisfazione, ci hanno incoronato come miglior ristorante di questo programma. Ma tutti e tre i locali hanno dato un grande prodotto, sì, ognuno sì. di loro. Poi l'ho spuntato, forse più, eravamo un po' più italiani degli altri. E infatti, sì. dal programma, ma tutti stavano là, tutti quanti. Insomma, è una sfida molto avvincente, perché è una bella, sì, una bella sì. soddisfazione, ma soprattutto per Salerno, per la provincia di Salerno. Comunque, San Matteo rappresenta Salerno, che con gli anni sta rappresentando Salerno e la provincia di Salerno, la Campania, diciamo, è un punto di riferimento, è un testimonial delle nostre bellezze che abbiamo in Campania, soprattutto nella provincia di Salerno. Un grande orgoglio per noi questa tua presenza, tua, del tuo fratello, insomma, tutto lo staff. Lui non ha partecipato al programma perché lo spostammo di un giorno e lui aveva un impegno sempre di lavoro, e allora lo feci solo io. E andrà bene comunque. Dai. Perfetto, ancora tante belle cose, sempre forza Salerno. Noi voglio ricordare una cosa, che noi ci seguiamo sempre dal San Matteo. Sì. Abbiamo una radio che va su internet e vi seguiamo tutti i giorni i vostri programmi. E ne siamo felici davvero di essere appunto sempre con voi, e noi con voi. Buon lavoro, esatto. A presto, Ciro, qui su Radio Alfa. Grazie, grazie di cuore, grazie. Con i Salernitani nel mondo, l'appuntamento è tra una settimana alla stessa ora, vi aspetto. Salernitani nel mondo, viaggio virtuale tra le nostre comunità all'estero.